Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo al secondo incontro del Mosaica Festival. Questa sera andiamo a presentare una nostra cara amica, perché comunque lei qua ha uno studio, quindi fa i suoi incontri individuali. È Sonia Lunardi, un applauso. Grazie Sonia. Anche i cani sono d'accordo. Ci tengo a dire che Sonia, oltre agli incontri individuali a cui accennavo, fa anche dei seminari e soprattutto il corso di formazione oltre l'operatore. Voglio presentarvi meglio Sonia dicendovi che si formò a 35 anni con la scuola di psicogenealogia immaginale di Selene Caloni Williams. Dopodiché si è formata con Attilio Piazza, con Hellinger, ma la cosa, al di là delle formazioni che non le mancano, la cosa forse che la rende più speciale è che attraverso il suo sentire va oltre il campo morfico e riesce ad allinearsi con le forze dell'amore incondizionato presenti in tutti gli esseri umani, fino appunto a riconoscerne il progetto. Come lei stessa dice, incontro l'altro là dove nessuno è mai stato prima. Grazie Sonia. Ah, una cosa ci tengo a dire, che Sonia non farà solo una conferenza, farà anche esperienziale, quindi preparatevi. Rimanete allerta. Grazie Sonia. Allora, intanto grazie a Simona Barberi che organizza questo evento. Devo dire che è la prima volta per me che salgo sul palco del Mosaica Festival, quindi grande onore, grazie di essere qua. Che dire, una serata speciale, una serata che mi porta ancora una volta a incontrarmi con quello che è il mio lavoro da tantissimi anni, le costellazioni familiari, sistemiche e spirituali. Come ho scritto sotto il titolo della serata, che è Ti incontro padre, ti incontro madre, dal conflitto alla riconciliazione, un viaggio che spesso dura una vita intera, ma che vale la pena fare, perché è il modo migliore per incontrare noi stessi. Incontrarci laddove tutto ha inizio, in quell'energia primordiale che ha permesso la vita, al cospetto di chi, tanto tempo fa, ha detto sì, suo malgrado, a quel processo irreversibile che è chiamato figlio. Siamo tutti figli. Siamo tutti stati là. Ignari di quel disegno più grande, ne abbiamo fatto parte ed eccoci qui ad incontrarci ancora e ancora e ancora per valutare quanto siamo consapevoli del posto che la vita ci ha dato. Questo è il pensiero che apre la locandina di questa serata. Devo dire che già in questo scritto ci sarebbe un'infinità di domande che potrebbero nascere e di risposte da dare. Perché questa serata? Perché questo titolo? Quando mi è stata chiesta la possibilità di essere qua stasera, mi sono interrogata un attimo e devo dire che in tutti questi anni di esperienza, sia in sessioni individuali, sia di gruppo, sia nei percorsi incontrarci per incontrare, sia nei percorsi di formazione oltre l'operatore, mi sono resa conto che sempre più spesso sono andata oltre la sistemica familiare. Cosa significa? Significa che per quanto l'ordine sia prioritario, e per ordine intendo riconoscere la potenza del posto che la vita ci ha dato, quindi il fatto che siamo tutti figli, e lì non si scappa, perché qua ci sono genitori, fratelli, sorelle, zii, la parentela si allarga, ma una cosa che ci accomuna tutti è proprio questa, noi siamo tutti figli, tutti si arriva allo stesso modo, tutti con due genitori biologici, poi qualcuna dei genitori affidatari, qualcuna dei genitori adottivi, qualcuna persone speciali che hanno permesso che la loro vita continuasse, qualcuno ha gruppi che hanno fatto sì che la persona sia rimasta in vita, ma tutti si nasce allo stesso modo. Ovviamente non siamo solo biologia, c'è una forza speciale che permette a quella scintilla di far sì che due persone a loro modo dicano sì, e quel processo irreversibile chiamato figlio ha inizio e tutti siamo partiti da lì. Quindi questa serata ha questo titolo perché?
perché come ho detto prima, in tutti questi anni, con tutti i lavori che ho fatto, incontrando tantissime persone, incontrando ragazzi, genitori, coppie, incontrando corsisti che volevano apprendere la possibilità di incontrare gli altri, mi sono resa conto che qualunque viaggio noi cerchiamo di fare ha la sua possibilità d'espressione solo se abbiamo consapevolezza del valore che ha il posto che la vita ci ha dato. Quindi se ci si riconosce figli. Sembra una banalità, ma non lo è. Perché? Perché spesso quando parliamo da figli, appunto, e pensiamo ai nostri genitori, cos'è la prima cosa che ci viene in mente? Sono tutti quei vissuti emozionali che ci hanno fatto incontrare i nostri genitori laddove le vicissitudini della vita ce li hanno portati di fronte in un certo modo rispetto ad un altro, rispetto a quello che avremmo voluto che fosse, e spesso non lo è stato. Quindi mi trovo sempre più spesso persone che mi arrivano di fronte e mi chiedono: sono qui perché voglio trovare il modo di tagliare tutti i ponti con il passato, voglio tagliare tutti i ponti con il mio sistema d'origine, voglio tagliare tutti i ponti con mio padre o con mia madre. Quello che vi dico ad oggi, buonasera, quello che vi dico ad oggi, dopo tutta questa esperienza, è che è una grande illusione poter tagliare con chi ci ha dato la vita. Una grande illusione che si mostra laddove un progetto non si adempie, una relazione non prosegue, il rapporto come genitori e figli ha delle difficoltà. La matrice risale proprio lì, alla possibilità di integrare invece che tagliare. È un po' come chiedere alla tela di tagliare con l'ordito. Qualcuno di voi conoscerà il lavoro del telaio. Qui siamo nella provincia di Lucca, siamo anche storici in questo. Ci sono grandi edifici dedicati, in un periodo storico ormai che non esiste più, alla formazione su telaio dei famosi corredi che venivano usati per le nozze. Quindi cosa succede? Il telaio ha questa forma, più o meno grande, può essere anche immensa, su cui viene immesso quello che viene chiamato l'ordito. Questa serie di fili che prendono e danno la prima forma di base. L'ordito è sempre la base di qualunque disegno porterà la tela. Quindi non si può fare a meno di quello, non si può fare a meno di quella base. La tela la tessiamo noi, con le nostre vicissitudini, con il nostro progetto di vita, con i nostri incontri, con le nostre relazioni. E siamo quel filo che invece orizzontalmente, sopra sotto, passa avanti e indietro e forma un disegno più grande, che solo a pochi è dato di osservare. Da lì, quando le persone arrivano in sessione individuale o in una giornata esperienziale, l'incomprensione di quello che accade. Perché? Perché non c'è la possibilità di osservare il disegno più grande. Dovremmo veramente dall'alto osservare come se il nostro sistema fosse disegnato su un enorme genosociogramma e osservarne le vicissitudini, le emozioni, le interruzioni e i collegamenti, così per dare un senso a quello che è il nostro posto, quello che è lo spazio che noi ricopriamo all'interno di una famiglia. E tutto questo è possibile farlo come? Tornando lì, tornando a guardarci i figli dei nostri genitori e osservando loro stessi a loro volta figli. Come? Ci sono tanti modi per farlo. In Costellazione io lo faccio con la rappresentazione, quindi rappresentanti che si mettono a nostro servizio per il tempo che dura la Costellazione e per le tematiche che dobbiamo andare a portare a compimento. Ma si può fare anche interiormente. E siccome siamo in un periodo particolare, sono giorni di memoria in questa zona di Viareggio, sono giorni di tristezza, anche di angoscia, anche di rabbia, ma sicuramente di tanto amore, perché ieri era il 29 giugno, quindi il campo morfico ha di nuovo creato quella vibrazione d'amore infinito per le persone che non ci sono più e per quelle persone che, rimanendo, hanno nel loro sistema questa impronta di vibrazione. Quindi, in onore di questo periodo, vorrei portarvi un'esperienza che vi invito a fare, chi vuole,
proprio in quell'incontro primordiale dove noi ci incontriamo figli dei nostri genitori. Vi invito a farlo per me nella migliore intenzione, perché rimanendo sul posto, mettendovi comodi e ascoltandovi interiormente, aiutati dal vostro respiro e chiudendo gli occhi. Ad occhi chiusi, ascoltate il vostro respiro, che entra ed esce. Entra ed esce. Entra ed esce. E che si allinea al ritmo del battito del vostro cuore. E così ad occhi chiusi, per chi ancora ha i propri genitori, si immagini di averli di fronte a distanza, alla distanza che credete meglio. Per chi non li ha più, purtroppo, e se ne sono andati precocemente, vi invito a immaginarli dietro di voi, alle vostre spalle, alla giusta distanza. Per chi non ha mai conosciuto i propri genitori, per chi li ha sentiti solo raccontare, per chi ha avuto persone speciali che hanno fatto le veci dei loro genitori, immaginateli intorno a voi. E lentamente, quando sentite che potete farlo, aprite gli occhi e guardate negli occhi queste persone. Guardate negli occhi vostra madre, guardate negli occhi vostro padre. E rimanete lì, in osservazione di quegli occhi. Perché in osservazione? Perché non basta guardare, osservare è altro. Nell'osservazione si va oltre la sistemica familiare, si va oltre le vicissitudini, si va oltre tutte le dinamiche che abbiamo incontrato nella vita, si va oltre le nostre situazioni, si va oltre le loro situazioni e si incontrano là in quegli occhi. In quegli occhi spesso umidi, come scritto in un mio pensiero dedicato a mio padre, in quegli occhi spessi umidi si incontra una parte di noi. Guardate quegli occhi, osservateli, state un attimo lì. Prendetevi il giusto tempo per stare lì. E permettetevi di essere osservati da quegli occhi, perché lo sapete che siamo noi a permettere di essere osservati, siamo sempre noi che permettiamo di essere osservati così come siamo. Rimanete in quello sguardo e vi lasciate osservare e interiormente dite sì. Sì alla vita. Sì. Sì alla vita. Perché quel sì è stato detto tanto tempo fa, a volte direttamente, a volte inconsciamente. Sì. Sì alla vita. Poi lasciate che lentamente le figure che qualcuno si è trovato di fronte, qualcuno si è trovato alle spalle, qualcuno si è trovato intorno, possono andarsene. E quando vedete che se ne sono andate, riaprite gli occhi, sentite i vostri piedi per terra, vi sentite appoggiati alla sedia e tornate qua. Ognuno lo faccia con i propri tempi interiori. Sapete che ognuno di noi ha tempi diversi e anche per incontrare i propri genitori ognuno di noi ha dei tempi diversi, ma vale la pena fare questo viaggio proprio in funzione del fatto che, tornando alla base di partenza, per cui quello è la vita, è una base di partenza, così come si muore e il morire
È l'inizio, così la vita, la nascita, ci permette la base di partenza per questa esperienza che tutti facciamo. Perché questo? Perché ci permette di prendere consapevolezza che così come lo siamo noi, anche i nostri genitori sono stati a loro volta figli, in un'epoca diversa, con strumenti diversi, emozioni diverse, situazioni diverse. E ognuno di loro ha fatto i conti con ciò che aveva intorno, con quel campo di informazione sistemico familiare che ha dato l'impronta per ciò che sarebbero stati nella vita. Per cui quando ci incontriamo con loro, in qualunque dinamica, in qualunque situazione, in qualunque esperienza, non siamo mai soli. Anche loro portano con sé, nel loro DNA, nel loro campo di informazione, tutte quelle vicissitudini. E è con quella base che incontrano noi, è con quella base che loro sono stati incontrati prima. Per questo il mio invito è: torniamo là, torniamo alla base di partenza e riconsideriamo la forza e la potenza di quel posto che la vita ci ha dato. Questo fondamentalmente è il processo interiore che incontriamo quando lavoriamo su noi stessi. Nei percorsi che porto, percorsi incontrarci per incontrare, quelli anche che formano l'operatore in divenire, si parte da qui, da incontrare prima noi stessi. Perché? Perché è l'unico modo con cui possiamo incontrare l'altro. Nel momento in cui incontro me stesso, nel momento in cui so qual è il mio posto nella vita, nel momento in cui so che nessuno potrà sostituire ciò che a me è mancato, posso incontrare l'altro che ho di fronte, e se lo faccio da operatore, o se lo faccio da amico, da compagna, se lo faccio con un collega di lavoro, è lo stesso, non cambia niente. L'altro che mi sta di fronte non potrà mai sostituire chi è mancato. L'altro che mi sta di fronte non potrà mai riempire i vuoti che qualcun altro ha lasciato. Per questo ci si incontra prima con noi stessi. Per questo i percorsi incontrarci per incontrare partono da lì. E anche i percorsi per diventare operatori, perché è fondamentale nel momento in cui io mi approccio ad un'altra persona, e io lo faccio come operatore, ma non solo, perché lo dico sempre, l'operatore non ha la giacca dell'operatore, l'operatore è, per cui anche fuori, ma nel momento in cui mi approccio all'altro, io guardo l'altro nella sua interezza, nella sua completezza, già figlio nel suo sistema d'origine. Per cui non sostituirò mai nessuno per lui, non riempirò mai i vuoti dell'altro. E questo è fondamentale, specialmente quando lavoro con le coppie, quando lavoro con le relazioni, quando lavoro con i genitori e i figli, sempre. Si parte sempre da lì. E se qualcuno ha in mente di poter fare diversamente, lo invito come mio ospite a qualunque mia giornata, perché possa osservare se stesso e la dinamica di cui parla, per mettersi in gioco di fronte a quello che pensa che possa essere fatto, senza ripartire da lì. Ci sono spesso nei miei libri, che sono due i libri dei pensieri, le emozioni raccolte durante questi lavori. Durante i lavori in sessione individuale, durante i lavori nelle giornate, durante i lavori ai seminari. E ci sono molti pensieri dedicati a questo tema, dedicati al padre, dedicati alla madre, dedicati all'incontro genitori-figli. E ogni pensiero ha la propria matrice laddove l'emozione della costellazione familiare ha creato un eco importante. È diventata una vibrazione che ha continuato a vibrare nel cliente che ha chiesto di lavorare la propria dinamica. Come? Ogni essere umano ha una propria sinfonia, la vita. Io dico sempre, non destrutturerei mai niente di questa sinfonia, perché ognuno di noi è quello che è grazie a tutti i programmi di sopravvivenza che ha creato dentro di sé. Fin da prima che nascesse, fin dal primo incontro con la propria madre nell'utero, caldo e accogliente,
a volte sì, a volte no. Ma proprio grazie a quei programmi di sopravvivenza la persona ha proseguito. E li ritroviamo poi da adulti, nei nostri atteggiamenti, nel nostro modo di fare, nelle nostre emozioni, nell'incontro con chi è accanto a noi. E la possibilità di riconoscere dove queste matrici sono partite la prima volta ci danno ancora di più spazio per incontrare me stessa nel mio proseguire, in quell'informazione nuova che come una nota si aggiunge alla sinfonia già esistente e continua a vibrare e ci permette di proseguire, non destrutturando niente, ma grazie a questa vibrazione nuova di proseguire completamente con una nota diversa, con una consapevolezza diversa, col guardare gli altri, partendo da noi stessi, in un modo completamente nuovo. Ma si parte sempre da lì, dall'incontro con noi stessi, laddove quella base di partenza ha fatto sì che questo processo di vita irreversibile fosse messo in atto. Credo di avervi ammutoliti con questo discorso che non finiva più, ma ci sarebbe un mondo da dire su questo. Per cui vi inviterei, se avete delle domande da farmi, vi rispondo più che volentieri. E ci tengo a dirlo, io parlo solo esclusivamente dell'esperienza diretta, quindi delle mie esperienze personali con le persone che ho incontrato. Quindi tutte le casistiche che trovate mentre vi rispondo, mentre faccio conferenze, mentre faccio seminari, mentre leggete i miei libri, sono tutte esclusivamente da esperienza diretta, quindi da situazioni già avvenute. Sì, buonasera. Buonasera. Dunque, io non so praticamente niente delle costellazioni familiari, so solamente che mio marito, che è tedesco e che quindi forse culturalmente è più vicino a questo mondo, ha fatto diverse sessioni di costellazioni ed è tornato a casa completamente diverso. Spero che l'abbia accolto lo stesso. Certo. No, non è così scontato. Ero incredula, ma non insomma, è così scontato. No, non è così scontato, è vero. E vorrei sapere, vabbè, insomma, come si svolge questo processo, ecco. È qui il marito? Sì. Esiste ancora. Buonasera. Buonasera. Allora, per rispondere alla signora, dovrei parlare e fare un'altra conferenza, però lo faccio volentieri. Che cos'è la costellazione familiare sistemica e spirituale? Intanto è un metodo, non il metodo, ci tengo sempre a chiarire questo. È un metodo che ci dà la possibilità, attraverso la rappresentazione, quindi attraverso l'interazione con il campo morfico, quindi quel campo, quella rete che trattiene le emozioni da tutti noi vissute, di interagire assecondando dei movimenti che i rappresentanti, quindi chi si mette a servizio del campo, porta e lascia agire. Quindi la rappresentazione può essere messa in scena con qualunque dinamica, ovviamente sempre seguita e accompagnata da un costellatore. Qual è il potenziale della costellazione familiare? È la possibilità di osservare ciò che non è detto, ciò che spesso non è nemmeno conosciuto, ciò che è rimasto nascosto da qualche parte, ciò che è una parte di noi che per mille motivi si è nascosta. Spesso in quel noi che da bambini ci siamo trovati di fronte a un'emozione fortissima. Quindi la costellazione familiare, attraverso la rappresentazione, attraverso questo campo informato, chiamato il campo morfico, permette l'interazione con tutte quelle emozioni che sono state vissute nel tempo, quindi da noi stessi, ma anche da chi prima di noi generazionalmente è stato prima. Questo. Ovviamente il costellatore accompagna, io parlo per me ovviamente, poi nel rispetto di tutti gli operatori, di tutti i costellatori. Nel mio lavoro accompagno la persona a incontrarsi laddove la dinamica espressa ha una nota risonante e ci permette di incontrare la matrice di quel programma. E nell'incontrare la persona, nell'accompagnarla, il viaggio che facciamo insieme è quello di andata e di ritorno. Quindi il ritorno porta con sé una consapevolezza nuova. Ovviamente, proprio perché si può trattare qualunque dinamica,
la priorità è sempre l'ordine, quindi il riconoscimento del potenziale, del posto che la vita ci ha dato all'interno della famiglia. Ma ripeto, si può trattare qualunque dinamica, per cui ogni volta ogni costellazione è completamente nuova. Non esiste una costellazione uguale all'altra, anche con dinamiche simili, proprio perché ogni essere umano è completamente nuovo. Ogni essere umano vive emozionalmente le situazioni indipendentemente da tutti gli altri. E questo mi capita spessissimo quando lavoro con lo stesso nucleo familiare, una delle costellazioni familiari che ricordo con piacere. Abbiamo trattato una dinamica di eredità, quindi questi 5 figli avevano in eredità un casale dei genitori. Mettiamo in scena la costellazione e abbiamo visto che le dinamiche che non si risolvevano nell'eredità erano dovute a un disordine sistemico. Quindi cosa significa? Questi figli non riconoscevano qual era il loro posto all'interno della famiglia, si arrogavano dei diritti non propri, per cui c'era una primogenita femmina non presa in considerazione, mentre la primogenitura è fondamentale che sia riconosciuta. Dopo altre 2 sorelle e 2 maschi, per cui vuoi perché la generazione di quel tempo aveva queste informazioni, comunque i 2 figli maschi erano quelli che erano presi in considerazione dal sistema familiare, mentre le ragazze non lo erano per niente. Quindi si era creato nel tempo, oggi adulti, si era creato nel tempo questo disequilibrio, che continuava a non essere riconosciute queste ragazze, ormai donne. Per cui nel momento in cui avviene il passaggio dell'eredità si crea una gran confusione. Quindi consiglio a questi 5 fratelli e sorelle di fare dei lavori personali, individuali, quindi di lavorare su se stessi personalmente e poi di rincontrarsi nel tempo per rilavorare sulla dinamica dell'eredità. È stato bellissimo sentire parlare questi 5 figli dei loro genitori in 5 modi completamente diversi. Perché questo? Perché ognuno di loro ha vissuto emozionalmente le dinamiche con i genitori a seconda dell'impronta che ha dentro di sé, e allo stesso tempo ha vissuto i propri genitori in maniera completamente diversa dagli altri. Per cui è stato bello, perché il lavoro è diventato proprio personale, la crescita interiore è stata fondamentale per ognuno di loro. E quando ci siamo rincontrati, mi ricordo 3 mesi dopo, dopo che ognuno di loro aveva fatto un proprio lavoro personale e abbiamo rimesso in scena, l'ordine era di priorità, per cui ognuno di loro sulla scena rappresentato si riconosceva nel posto che la vita gli aveva dato. Per cui la primogenitura, la sorella maggiore, poi le altre 2 sorelle e 2 fratelli, finché l'ultimo fratello, detto il piccolino, che non lo era tanto perché era una stazza di 2 metri, veniva riconosciuto come il fratellino, e lì dava senso a tante dinamiche familiari. Da lì a poco la dinamica di eredità si è sciolta e ognuno di loro ha preso la propria parte, ma la meraviglia di sentire parlare in 5 modi diversi degli stessi genitori. Per cui la costellazione porta anche questo, la consapevolezza di avere esperienze proprie di vita, indipendentemente da tutti gli altri. Quindi il costellatore, l'operatore che osserva il cliente, lo vede nelle infinite possibilità, ma speciale così com'è, unico e irripetibile. Questo è fondamentale. Qualcos'altro? Buonasera. Buonasera. Io vorrei chiedere se è possibile, attraverso una costellazione, riuscire a, come posso dire, sciogliere un nodo generazionale, cioè sciogliere una dinamica iniziata da ave nella fattispecie, quindi bisnonne, ma che si ripropone fino alla mia generazione. Intanto grazie per la domanda, perché è veramente specifica sulla sistemica, per cui mi viene da dire, dall'esperienza che ho avuto, sicuramente sì, quando la persona che si mette in gioco, quindi quella di questa generazione, riscontra che tale dinamica influenza la propria vita. Quindi sì, perché? Perché si prende consapevolezza da qui, dal qui e ora. Ovviamente in un lavoro di questo tipo potrei proporre proprio una costellazione generazionale, quindi andare a incontrare chi prima di noi
ha a suo modo sicuramente risolto, ma che in quella soluzione non ci trova conformi, proprio perché le epoche sono diverse, quindi le situazioni cambiano. Quindi sì, assolutamente sì, grazie. Altro? Altrimenti faccio io una domanda. Senti Sonia, vorrei dire una cosa. Con te abbiamo fatto qualche tempo fa, qualche anno fa, un paio di lavori nel solito periodo. In una sono stata presente, in quella precedente io non ero presente, quindi era una costellazione fatta a distanza. Ci tengo a dirlo, è una domanda, ma ci tengo anche a dirlo per magari chi non conoscesse il lavoro delle costellazioni. Avevamo lavorato sulla stessa costellazione, sulla stessa persona, e tu hai fatto mettere in scena, che poi mi piacerebbe che tutti capissero cosa vuol dire mettere in scena, no? Da dei rappresentanti, una certa persona. Questa persona, in due tempi diversi, aveva le mani, due persone completamente diverse, forse te lo ricordi, teneva le mani dietro, come se avesse le mani legate. Questa cosa io l'ho trovata impressionante, perché la prima volta me l'avevi raccontato, la seconda c'ero e vedo la stessa, un'altra persona che si mette senza sapere di che cosa mettevamo in scena, non sapeva niente, aveva le mani dietro. Ecco, io vorrei che tu dicessi il rappresentante, ovvero la persona presa a caso, che cosa sente, cosa è successo, perché lui si metteva le mani dietro. Allora, intanto il rappresentante, che può essere veramente chiunque, in una giornata esperienziale, di solito oggi con il distanziamento, con tutto quello che c'è stato, le persone non arrivano più di 25-30 nelle sale enormi che comprenderebbero 60-70 persone, ma fino a 2 anni fa in una sala grandissima, quando viene scelto il rappresentante, quindi chi tra il pubblico si mette a disposizione su richiesta, io dico sempre di farlo con tranquillità, ovviamente nella libertà di dire sì, va bene, provo a fare il rappresentante, oppure no, rimango ospite e osservo. Quindi il rappresentante, che per quanto possa sembrare casuale, non lo è mai, e lo scopriamo sempre dopo, e poi vi spiego perché. Cosa fa il rappresentante? Il rappresentante, che è sempre comunque cosciente sulla scena, si lascia attraversare. Se dovessi identificare cosa fa, si lascia attraversare. È un po' come ascoltarsi dentro. Nel lasciarsi attraversare, il campo di informazione emozionale che lo riguarda, qualunque cosa rappresenti, poteva rappresentare come in quel caso una persona, ma io ho lavorato anche sulla vendita di case, si può rappresentare una casa, si può rappresentare un progetto in divenire, si può rappresentare un'azienda, si può rappresentare una dinamica emozionale, quindi un rapporto d'amore, un rapporto d'amicizia, si può rappresentare l'interazione tra un insegnante e un allievo. Quindi cosa fa il rappresentante? Il rappresentante si ascolta dentro e lascia che qualcosa agisca. Ovviamente sempre seguito e accompagnato dall'operatore. Nel lasciarsi agire può avvenire che il rappresentante abbia voglia di muoversi. E quindi un rappresentante che si ascolta improvvisamente si trova voltato dall'altra parte, perché il corpo gli indica di voltarsi. Oppure se è in scena con qualcun altro, gli può arrivare la sensazione di dover toccare l'altra persona o di guardare verso una persona rispetto a un'altra. Quindi è un lasciarsi attraversare. In ciò che ci attraversa, noi siamo sempre rappresentanti, per cui ciò che si manifesta ha a che fare con la dinamica richiesta. Anche se, come dico sempre, perché non è un caso che viene scelto come rappresentante? Perché poi, alla fine della giornata, spesso vengo raggiunta dagli ospiti presenti e mi vengono a dire: guarda, ti ringrazio tantissimo per la giornata, perché oggi non ho messo in scena una mia dinamica, ma sono stata chiamata 3 volte a rappresentare la madre di qualcuno e io sono venuta qua per capire se posso fare qualcosa, perché ho delle dinamiche con i miei figli incredibili. Quindi la scelta del rappresentante, per quanto possa sembrare casuale, non lo è mai. C'è qualcosa che si allinea nel campo, perché qualcuno viene scelto rispetto a un altro.
e nell'ascoltarsi, nel lasciarsi attraversare come rappresentante indirettamente la possibilità di lavorare anche per noi, quello sempre, e quello lo dico ogni volta, indipendentemente che siamo seduti come clienti, siamo ospiti, siamo rappresentanti. Una cosa che ci tenga ad aggiungere, per chi non l'avesse mai fatto, fare il rappresentante di una costellazione familiare è l'espressione più alta della costellazione. Quindi vi invito a provarlo tutti, perché se potete provare una sensazione bellissima e allo stesso tempo profonda, fare il rappresentante di una costellazione familiare vi incontra lì, in questo, in questa esperienza, che è veramente fantastica. Io ricordo ancora le prime volte che sono salita sul palco, perché Hellinger lavorava sul palco, e ho fatto la rappresentante. È un'emozione che non dimenticherò mai, che non voglio dimenticare, così come non voglio dimenticare l'emozione di essere seduta invece da quella parte, con la mia tematica, con la voglia di risolvere qualcosa, con l'entusiasmo di essere lì tra quel pubblico. È bello avere dei ricordi. Ci sono persone tra voi che mi hanno visto 12-13 anni fa mettere in scena e che ancora sono lì e mi guardano dandomi forza ogni volta, come me lo davano 12-13 anni fa. Che dire, fare rappresentante è un'esperienza che io consiglio veramente a tutti. Se avete l'occasione di stare una giornata dove si fa esperienza di costellazioni, proponetevi. Indipendentemente da che abbiate una tematica da trattare, proponetevi nel pubblico. Di solito si alza la mano quando chiedono chi vuole rappresentare, oppure venite scelti direttamente dal costellatore, dal cliente. Provate questa esperienza. Ciao Sonia, buonasera. Buonasera. Noi ci siamo scontrati 3 anni fa, dico scontrati perché dopo il primo incontro è stato proprio una rivoluzione nella mia vita. Quindi proprio uno scontro. Sì, uno scontro vero e proprio. E tanto ti ringrazio anche per il tuo ultimo libro che ho letto con molta fatica, non perché è scritto male, ma perché a livello emozionale è stato molto impegnativo. Ti ringrazio, per me è un complimento questo. Sì, molto, parecchio. Non nego che certe volte mi sono dovuto mettere in camera per non farmi vedere da mia figlia, da mia moglie, perciò... E volevo dirti che io e la mia famiglia vogliamo fare l'iter della tua beatificazione, perché mia sorella, dopo 11 anni di tentativi per avere un figlio, dopo aver letto il tuo libro, è rimasta incinta. Non è colpa mia. No. Vorrei chiarire. Però ora, scherzi a parte, mia moglie fa pranic healing, lavora con le energie, e questa sera non è potuta essere qua. Ma una domanda che ti avrebbe voluto porre, lei è un po' scettica sul partecipare, diciamo, a queste costellazioni, nel senso partecipare come esterni, perché dice che c'è un po' di rischio a interpretare magari un'altra persona, lei dice a livello karmico e energetico. Ecco, volevo capire, diciamo, che stasera poi mi chiederà, dammi la Ovviamente, risposta che ti ha dato Sonia. Ovviamente, sei fatto la domanda, sì, certo. Cosa risponderesti tu a mia moglie? Sì. Ecco, diciamo. Allora, intanto ti ringrazio perché è una domanda che ogni tanto mi arriva e mi fa piacere anche rispondere. Sono d'accordissimo con tua moglie, ma perché? Non tanto per ciò che andiamo a rappresentare, quindi per ciò che energeticamente ci attraversa, ma più per il campo di contenimento di quell'energia. E lì la differenza la fa l'operatore. Quindi un operatore esperto, un operatore che ha una frequenza abbastanza alta, riesce a contenere il campo di energia di una costellazione familiare, ma non solo, un campo morfico più ampio, un campo quantico che gestisce l'intera sala e tutti i presenti. Per cui quando avviene questo, quando avviene che rimaniamo, come dire, un po' come se avessimo fatto una doccia, no? E ci rimane qualche goccia di quell'acqua che non è nostra, è perché non è stato contenuto il campo di informazione. Quindi, per quanto io sono la prima, no? Anche durante i corsi, durante la formazione, a consigliare ai miei corsisti di partecipare ad altre rappresentazioni, ad altre giornate con altri operatori, ma l'invito anche ad essere cauti. E devo dire che nel momento in cui ci si ascolta e ci si fida di quello che sentiamo, nella prima mezz'ora si comprende se il campo è in sicurezza, quindi se l'operatore riesce a contenere l'energia di un campo, l'energia di una costellazione, e quindi il rappresentante può entrare ed uscire come entrerebbe al mosaico e uscisse dalla porta di dietro.
ma ripeto, dipende lì dall'operatore. Gli risponderei questo. E invece volevo fare un applauso per questo bambino in divenire. Grazie ancora. Ciao Sonia. Buonasera. Senti, ti volevo dire, in base a quello che ha detto il signore, però non riesco a capire una cosa. Cosa succede, cosa significa se rimane ancora, diciamo, addosso qualche goccia che non ci appartiene, cioè nel senso, come tu hai detto, che è come farsi una doccia e ci rimane ancora qualche gocciolina addosso che non ci appartiene. Cioè, cosa succede se... Allora, grazie intanto per la domanda, perché proseguo così da quello che ho appena detto in risposta alla moglie. Allora, non succede niente di grave. Quello che accade, ad esempio, io parlo sempre da esperienza diretta, mi sono trovata facendo corsi a mia volta durante il mio percorso di studi in situazioni in cui nella messa in scena l'emozione era talmente alta che ricordo ancora questa coppia che era presente al corso con me, venne messa in scena come rappresentante di una dinamica di coppia di un cliente esterno che partecipava al corso come esterno per una situazione d'emergenza. In quel caso ricordo che il corso durava 5 giorni, quindi ci siamo incontrati ulteriormente. Questa coppia ha portato con sé le dinamiche che di solito non c'erano, quindi si sono resi conto che quello che accadeva dopo, i loro litigi, il loro non comprendersi più, non appartenevano a loro. Tant'è vero che l'ultimo giorno prima di andare via hanno fatto di nuovo un lavoro con la costellatrice, con la nostra formatrice, proprio per riconoscere che attraverso quella rappresentazione loro avevano portato con sé quelle dinamiche che non gli appartenevano. Ti porto questo esempio perché è quello che ho ricordato sempre nel tempo. Devo dire che per quanto mi riguarda non ho esempi da farti, non mi è accaduto questo, però mi arrivano informazioni di questo tipo. Ti ripeto, niente di grave, però ti riconosci che ci sono delle dinamiche che non ti appartengono e se le pensi un attimo ti rendi conto che erano dinamiche che sono state messe in scena quando tu eri rappresentante e quindi... È un po' come avere il ricordo di qualcosa che non hai fatto tu, un ricordo che non è tuo, che nel tempo poi scivola via, però la dinamica che non ti appartiene è sempre fastidiosa, diciamolo. Grazie. Sonia, sono qua giù con Federico che vuole farti un'altra domanda. Buonasera. Buonasera Sonia. Sì, si sente? Sì. Allora, trovi sempre l'ignorante del gruppo, per cui io ti dico, sento parlare di messa in scena, sento parlare di gruppo, quello che ha detto Simona, prima te l'ha accennata la domanda, però giustamente le altre domande non ti hanno dato ancora modo di rispondere, o meglio, io non ho ancora compreso. Quindi queste sono sedute sempre collettive o è anche la costellazione si fa anche tête à tête, cioè l'operatore e il cliente? Cioè non capisco perché sento parlare di gruppo, di messa in scena, di tante persone, cioè un rappresentante. Tieni conto che io non so cosa sia la costellazione familiare e come funzioni una seduta o come funzioni, insomma, che dinamica è? No? Faccio per capire perché... Certo, anzi ti ringrazio. Grazie. Si parla sempre più spesso di gruppo perché? Grazie. Perché l'esperienza di gruppo è quella più seguita. Ma la costellazione può essere fatta anche in sessione individuale. Io lavoro in sessione individuale qui con lo studio al Mosaica, lavoro in uno studio a Capannori. Nella sessione individuale ovviamente è l'operatore che incontra il cliente. Io parlo, ripeto, sempre per me. A me non fa differenza essere in un gruppo di tante persone o lavorare direttamente col cliente. Perché? Proprio perché probabilmente la mia esperienza di tanti anni mi ha portato a un sentire abbastanza evoluto, chiamiamolo così. Per cui l'incontro con il cliente per me, anche in sessione individuale, mi permette di lavorare sulle dinamiche che il cliente porta. Di solito la sessione individuale arriva o d'emergenza perché non si può attendere il gruppo per la data che magari è distante o perché la persona appunto non ha mai lavorato con la costellazione e vuole provare una prima volta o perché magari l'interazione con il gruppo non è gradita, non tutte le persone sono abituate a fare lavori di gruppo.
Per cui la sessione individuale ha la stessa dinamica di una costellazione di gruppo, solo che è il costellatore che conduce direttamente l'esperienza del cliente con la costellazione. Nello specifico io rappresento con i fogli di carta, quindi i fogli di carta vengono informati a seconda della dinamica che andiamo a trattare, se è familiare con i nomi dei propri familiari, se è un progetto con il progetto, eccetera. Per cui sì, si può lavorare tranquillamente anche in sessioni di gruppo, anzi, come accennava prima Simona, lei ha fatto una costellazione con me qualche anno fa, in diretta, quindi durante una giornata, in sessione individuale, ma anche a distanza. Cosa significa? La costellazione a distanza è la costellazione che permette l'interazione dell'operatore, quindi del costellatore, con il cliente e il campo familiare del cliente anche senza la presenza del cliente stesso. Nasce, per quanto mi riguarda, tanto tempo fa, purtroppo per un'emergenza, perché per il caso di un collega operatore che aveva un cliente che suo figlio improvvisamente dalla mattina alla sera è andato in coma da un mal di testa. Non si sono mai spiegati perché. Un ragazzo di 16-17 anni. Quindi improvvisamente questo mal di testa aumenta. Il padre lo fa trattare dall'amico operatore, gli dice che non c'è niente che possa rilevare. Da lì alla sera di corsa al pronto soccorso perché il ragazzo dal mal di testa forte si sveniva. Entra in coma la sera stessa, il ragazzo rimane in coma diversi giorni e non si spiegano come mai. Quindi vengono fatte tutte le indagini possibili e immaginabili. L'operatore chiede alla famiglia se può intervenire in un altro modo. Ovviamente si fidano un amico di famiglia, mi chiama e mi chiede la possibilità di fare un lavoro con la costellazione familiare per vedere che cosa lasciava riconoscere la costellazione che a loro poteva essere sfuggito. E quindi il lavoro viene fatto a distanza, perché? Perché loro erano in Alta Italia e il ragazzo era in coma, per cui non c'era nessuno presente della famiglia. E il lavoro è stato fatto lo stesso, per me non fa differenza. L'interazione con il campo familiare, per me che sia il cliente qua o che sia chissà dove, non mi cambia niente. Non so se ho risposto a tutto, ma molto volentieri quando vorrai, ospite mio, dove io sono, più che volentieri. Io sono il marito che è stato citato prima. Buonasera. Buonasera. Il trasformato. Trasformato non lo so, ma mi ha aiutato tanto. Volevo rispondere grazie. A Federico. L'esperienza diretta è sempre la migliore. Perché volevo dire che a me mi sembra strano che c'è una sala grande, piena di gente e che c'è qualcuno che è volontario per fare rappresentante. Perché? Perché ho fatto un'esperienza di un gruppo di più o meno 20 persone. E la cosa che trovavo difficile, la cosa che era interessante è che in questo gruppo si sceglie, mio turno era un seminario di un weekend, 3 giorni, con un come si chiama, consolatore? Costellatore. Consolatore francese in Svizzera. Mio turno veniva alla fine, allora ero molto nervoso perché la prima volta che lo facevo dicevo: ma come sceglio la persona giusta? E la cosa strana che volevo spiegare è che è come un altro forza interiore che sceglie la persona giusta per rappresentare le persone giuste in famiglia. E questo volevo rispondere a Federico, ma anche forse agli altri che non hanno fatto l'esperienza. E la domanda io ero da solo, la mia domanda personale è: si fa con la famiglia stessa, cosa può cambiare? Perché io trovo interessante di fare con la stessa famiglia, siamo 5. E come in ogni famiglia ci sono le cose che forse non funzionano bene, allora mi interessa provare di fare una costellazione familiare con i membri proprio della famiglia. Qual è la differenza tra quella e un gruppo come spiegavo, che mi ha convinto molto di più di una sala enorme con persone che non conosco per niente? Non c'è nessuna differenza, assolutamente. La differenza lo fa l'evento, lo fa l'operatore che magari fa un evento particolare per cui attira più persone che sono interessate, ma non c'è nessuna differenza, perché
Perché che siamo in 200, che siamo in 20 o che siamo in una sessione individuale, è l'interazione con il costellatore che tiene il campo di informazione. Per cui è più fondamentale, direi, l'interazione con l'operatore, quindi sentire che è l'operatore giusto per te. Quindi nel provare vari operatori, ma penso questo in tutti i metodi, ascoltarsi e sentire che quello è l'operatore giusto per te. Questo è fondamentale, indipendentemente da poi da quanti siamo nel gruppo, che sia un seminario di 3 giorni, che sia un weekend, che sia una giornata esperienziale. È fondamentale l'interazione con l'operatore e con la possibilità di interagire anche con il metodo dell'operatore, perché sapete benissimo che ogni operatore porta a se stesso e porta il proprio vissuto di una vita, porta i propri studi, porta la propria esperienza nel lavoro che fa. Quindi è più facile trovare modalità diverse in operatori diversi, anche sempre stessamente come costellatori, familiari, sistemici, spirituali. Però la modalità con cui si muove nel campo di informazione, con cui mette in scena, con cui si rapporta con i clienti, può essere completamente diversa. Quindi quello è fondamentale, sentirsi a proprio agio con l'operatore. Grazie. Grazie. Ciao Sonia. Buonasera. Ti volevo chiedere, quanto può fare la differenza, o meno, ho un'idea, però avrei bisogno di te. Quanto può fare la differenza un costellatore da un altro costellatore rispetto a un problema da mettere in scena? Cioè, se io vengo e ho bisogno di costellare una certa situazione, come può variare, se può variare, il campo che si genera dal fatto che ci possa essere tu a costellare o che ci possa essere un'altra persona a costellare? È una domanda particolare questa. Allora, intanto, come dicevo prima in risposta all'altro signore, è fondamentale sentire se l'operatore di quel momento è per te l'operatore giusto, quindi sentirti in sintonia, ma ripeto, questo in ogni metodo, anche se vado a un fisioterapista, anche se vado a farmi un massaggio rilassante, devo sentire che l'operatore o l'operatrice è in sintonia con me. Figuriamoci un lavoro che emozionalmente mi tocca nel profondo, quindi figuriamoci. Per quanto riguarda l'interazione con la dinamica che te porti rispetto a un altro costellatore, io credo che le persone incontrino le persone più giuste per loro. Cosa significa? Che nel momento in cui incontri un costellatore prettamente sistemico familiare, quindi un operatore che ti accompagna a riconoscere l'ordine, che interagisce attraverso la rappresentazione sempre con gli ordini familiari, quindi ti porta consapevolezza delle posizioni, degli scambi di ruolo, oppure anche degli irritimenti sistemici, quello che fa l'operatore lo fa sempre nelle migliori intenzioni. Quindi se incontri quel tipo di operatore, vuol dire che per te in quel momento lì è giusto quel tipo di operatore. Ti permetterà di fare quel passo per te stesso di interazione con quella parte di te che si è permessa di essere lì. Quindi secondo me è fondamentale che la persona faccia qualcosa per sé, con chiunque lo faccia, che si fidi in quel momento che ciò che ha incontrato e chi ha incontrato è in quel momento l'operatore migliore. Poi il passo successivo arriva dopo, quindi il sentirsi a proprio agio, sentire che la dinamica ha portato consapevolezza, il voler proseguire o seguire quella tecnica o cambiare, provare qualcos'altro. Per cui penso che la frequenza stessa dell'operatore porti a sé frequenze identiche. Sappiamo che noi risuoniamo, no? Come si suol dire, con la stessa nota. C'è un bellissimo video che mostra queste biglie di cristallo, l'avrete visto qualcuno di voi, è un esperimento che viene fatto, le biglie di cristallo vengono lanciate tutte insieme, sono tutte colorate, ma poi risuonano e il colore emette una vibrazione particolare diversa dall'altra, per cui le biglie di un determinato colore si riuniscono tutte insieme. Quindi la frequenza tra le persone porta le persone a incontrarsi, così come porta il cliente dal determinato operatore rispetto a un altro. Però credo che sia fondamentale fare il passo nel nuovo rispetto a dove siamo. Quindi qualunque sia quel passo, la persona si è spostata e ha lavorato per sé. In qualunque modo, ma l'ha fatto, e questo è fondamentale. Poi la mia modalità di lavoro
qualcuno la conosce, qualcuno che non la conosce ancora lo invito a vederla. Io lavoro molto in maniera essenziale, per cui l'interazione con il campo per me è facilitata rispetto sicuramente da questi anni di esperienza e forse da qualcosa che interiormente era già a predisposizione. Per cui il lavoro con me è un lavoro di priorità, lo dico sempre, quando si lavora con me si lavora sulla priorità. Qualunque dinamica mi venga portata, se la costellazione mostra la priorità di lavoro che è diversa, lo faccio presente al cliente. Forse ecco, questo mi distoglie un po' dalla modalità classica degli operatori di costellazioni che ascoltano la dinamica e mettono scena la dinamica richiesta. Nell'ascolto che faccio direttamente con il cliente, nella messa in scena, è la priorità che emerge. Quindi porto consapevolezza della priorità di lavoro e proseguo con quella. Perché? Perché lavorando sulla priorità avviene una sorta di effetto domino per cui spesso le altre dinamiche si sciolgono da sole. È un po', io lo dico sempre, un po' come prendere consapevolezza di qualcosa, ma non basta. La consapevolezza ti porta qua. La consapevolezza è riconoscere, come chiamo io, il miracolo di qualcosa che si muova, ti sposta. Un po' quello che diceva il signore di prima. Lì si è spostato qualcosa. È molto diverso questo. Però, ripeto, secondo me è l'incontro che fa la differenza. Il fatto che la persona ha preso spazio per sé, per fare qualcosa per sé. Questo è fondamentale. Ciao Sonia. Buonasera. Ciao. Senti, la domanda è questa. E mi è venuta proprio spontanea ora perché hai fatto fare quell'esercizio, diciamo, sul riconoscere, comunque riconoscersi figli. E puoi immaginare anche, forse quello che io sto valutando, nel caso di figli adottivi, quando le mamme sono due, quella terrena e quella biologica, con la costellazione si può lavorare sulla non accettazione di quella che è la mamma biologica, nel senso che la mamma terrena è conosciuta e l'altra o non è conosciuta o non viene riconosciuta dal figlio. Così mi è proprio venuta in mente ora questa cosa. E ti volevo chiedere se si può mettere anche in atto la costellazione senza il soggetto. Allora, intanto è una dinamica che mi incontra. Perché? Perché la provincia di Lucca è molto sensibile a questo tema. Ci sono tante associazioni che si occupano proprio di questo, di ragazzi e bambini in affidamento, ragazzi e bambini che vengono adottati, e penso proprio che l'arrivo nella provincia di Lucca delle costellazioni familiari sia dovuto proprio a questo, all'interazione tra queste associazioni, i nuovi genitori affidatari o adottivi e questi bambini, per cui proprio nello specifico di queste dinamiche di cui tu parli. Sì, si può mettere in scena e devo dire che sono costellazioni di un'emozione fortissima e di una profondità assoluta. Io ho lavorato tanto con questa casistica, proprio con i genitori adottivi, con i loro ragazzi, con i loro bambini a volte piccoli, o con adulti che hanno voluto vedere, osservare la dinamica che li riguardava più da vicino. Per cui sì, si può lavorare direttamente e ripeto, l'emozione più grande che ho provato personalmente è questo ragazzo che, lavorando con la famiglia adottiva, ha sentito la forza della famiglia biologica quando le due famiglie rappresentate si sono guardate. È stato come vedere due grandi fiumi che alimentavano lo stesso lago. Un'emozione grandissima, e il ragazzo in questione si è sentito una forza interiore mai sentita prima, invadere come da un calore che lo spingeva in avanti, quindi a proseguire. Sì, sono costellazioni che faccio spesso proprio per questo motivo. Ti ringrazio tantissimo perché sono ricordi bellissimi. Adesso ho dei ragazzi che ho incontrato 10 anni fa che sono dei giovanotti, delle ragazze, e devo dire che sono ricordi stupendi, bellissimi. Grazie. Qualcos'altro? Senti Sonia, ti volevo io chiedere se non c'è... Alzate la mano. No, se fate anche così mi vede e vi ritrovate sul palco. Allora, tu sai che io porto avanti un lavoro, cioè faccio un tipo di lavoro, porto avanti un lavoro
che lavora molto sui rituali, no? La sì. Costellazione è un rituale. Assolutamente. Quindi nel rituale io so, oltretutto avendo lavorato con te, io vedo quanto il passato diventa presente, cioè viene portato nel presente, nel qui ed ora. Quindi la domanda che io ti faccio, possiamo semplificare dicendo che in quel momento, in quel presente, noi agiamo sul passato per trasformare il futuro? Allora, mi viene da dire che intanto all'interno di una costellazione il tempo non esiste, per cui sì, intanto sì, è un rituale la costellazione, ma per quanto è sacro ciò che emerge, quindi io parlo di rituale in quanto sacro, qualcosa che è profondo, qualcosa che raggiunge emozioni infinite, qualcosa che allineato all'amore incondizionato può veramente esprimere una potenzialità che magari non è riconosciuta. Quindi all'interno della costellazione, ripeto, non esiste il tempo, quindi si può veramente interagire nel tempo, in qualcosa che è già stato, e portarlo qui con noi. Prendere consapevolezza di questo, che noi siamo un eterno presente, è fondamentale secondo me. Proprio perché in questo eterno presente il nostro movimento verso qualcosa che non è mai stato può creare qualcosa di nuovo. Anche perché in costellazione si interagisce con il campo morfico. Il campo morfico è infinito all'interno di un campo quantico più grande, ma cosa registra il campo morfico? L'emozione di ciò che è già stato. Quindi l'informazione che noi possiamo dare nel qui e ora è di quel qualcosa che ci muove in quel vuoto che è ancora da collassare, quindi qualcosa che è ancora da essere. Prendere consapevolezza di questo può cambiare la storia, quella che tu definisci futuro, credo, la nostra storia. Sì. Grazie. Grazie. Buonasera, Sonia. Buonasera. Ti dicevi, riconosciti come bambino, no? Davanti ai genitori. Sì. E se uno non è mai stato bambino? Motivo di più per incontrarsi lì. Ci sono tanti adulti che sono sempre stati adulti per mille motivi, per mille situazioni, per mille vicissitudini in cui la vita ti ha messo lì e ti ha fatto già adulto. Che fatica, viene da dire. Perché? Perché c'è una consapevolezza in un'età in cui dovrebbe il pensiero essere veramente ancora una favola, dove invece ti collassa un contorno dove tu o sei adulto o non vivi, per cui non hai alternativa. Quindi quella non alternativa, il bambino che fa l'adulto perché non ha, appunto, non può fare altro, sviluppa dei programmi di sopravvivenza. Quindi in questi programmi di sopravvivenza l'adulto in divenire mostrerà quel qualcosa che l'ha forgiato sicuramente. Sì. Incontro tanti bambini di 35, 40, 55, 60 anni. Sì. E incontro tanti adulti di 6, 9, 10, 14 anni. Sì. E l'incontro diventa molto molto profondo. Perché nel momento in cui il bambino con i genitori ovviamente viene da me, anzi intanto spesso mi porta un bellissimo disegno e già questo parla tantissimo, e allo stesso tempo l'adulto che viene da me e si permette di incontrare quel bambino, nel momento in cui è lì, il suo viaggio è già iniziato, proprio perché si è reso conto di questo e sa che non poteva fare diversamente. Quindi è il riconoscere quel non potevo fare altro che può fare la differenza. Grazie. Mi volevo riallacciare, Sonia, al discorso che hai fatto prima, no? Del presente, che il passato in qualche modo è presente, no? Certo. E ti volevo chiedere, questo dà significato a quella frase che sento spesso, che si può riscrivere il passato, che si può riscrivere la propria storia? Cioè si possono inserire informazioni nuove nella propria storia? Allora, io la definisco inserire una nota nuova in una sinfonia già esistente. Sì, quando? Quando la matrice della dinamica che ti appartiene e che ti si mostra è là
dove ancora tu non hai memoria, quindi quando sei ancora molto molto piccola, a volte nell'utero di tua madre, lì arriva comunque un'informazione, sia dal DNA, dall'RNA, ma sia anche dal campo familiare che è intorno. Quando la matrice è lì, sì, si può andare a lavorare su questa sinfonia e inserire un'informazione nuova, una nota nuova, così che possa suonare in avanti, con una musica diversa, sì. Non la definirei un riscrivere la storia, ma anzi definirei proprio di iniziare a scrivere una storia completamente che non è mai stata prima, proprio perché suona in maniera diversa. Sì, in quello che ancora deve essere, sì, assolutamente sì. Grazie. Domande? Volevo allora aggiungere io una cosa, tanto per... facendo anche degli esempi con te, è un po' per chiarire per chi non sa, no? Ricordo una volta in una sessione individuale dove portavo in scena la difficoltà di arrivare ad una casa, di prendere possesso di una casa. Allora, abbiamo lavorato con i fogli che tu hai appena citato, e quindi abbiamo messo i nomi dei miei familiari. Sì. Tu mi hai detto disponili, e io li ho disposti così, non lo so, non sapevo come disporli. Là c'era la casa, qui c'era io, ta, 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 e tu mi hai fatto notare che la disposizione era proprio come se fosse una sbarra tra me e la casa. Cioè, veramente io non ci avevo riflettuto, cioè dove metto questo, dove metto quell'altro. Quindi, cosa posso dire? Che il mio inconscio ha sentito uno sbarramento e ha messo i familiari in quella disposizione del tutto apparentemente inconsapevole? Allora, sicuramente inconsapevole, in quanto la costellazione mostra ciò che vuole essere riconosciuto. Quindi, nella sessione individuale, il lavoro con i fogli è proprio questo, la possibilità nell'esposizione di riconoscere che cosa il campo ti porta come informazione da riconoscere e che diventa priorità per te e ti dà un senso allo sbarramento, come in quel caso lì. E possono essere veramente, come in questo caso, i parenti, ma ci possono essere altre dinamiche che sbarrano il processo di incontro con, può essere una casa, può essere il progetto in divenire di un'azienda, di qualcosa che deve nascere, che deve crescere, può essere la relazione con l'altro, sì, è proprio questo, è proprio il permettere che qualcosa si mostri oltre il tuo conosciuto, quello a cui non avevi fatto caso, a cui non avevi pensato, sì, grazie. Grazie a te, mi piace questa cosa perché almeno... anche per chi non sa niente, no? Ora la maggior parte conosce qua, però comunque è un po' come portarli in scena, no? Ci sono delle domande? Prego. Scusa Sonia, ma prego. Ne approfitto stasera. È un piacere. Se fosse per me ti farei mille domande, però vabbè. Allora, mi ha incuriosito molto il fatto quando hai detto nelle costellazioni non c'è il tempo, no? E volevo chiederti, si può ricollegare questa cosa qua al mito di tipo Iside, Osiride, oppure anche la risurrezione di Gesù, che poi alla fine è la stessa cosa, o questo grande enigma appunto che appunto di riuscire a uscire fuori dal tempo per cioè, sfruttare questa cosa qui, ecco, se potrebbe essere una chiave di lettura anche vista in questo modo qua. Sì, può essere, perché? Perché sappiamo che le stesse cose sono dette nel tempo in tanti modi diversi. Tanti modi diversi, per cui direi proprio di sì. L'incontro con il non tempo fatto all'interno della costellazione permette proprio un cambio di paradigma interiore, di ciò che è la condizione fuori. Quindi ovviamente è un percorso di crescita personale, arrivare a osservare da fuori del campo, quindi da fuori di quello che è il tempo lineare. Perché è un percorso di crescita personale? Perché ognuno ha intanto i propri tempi, appunto, e ognuno ha le proprie storie, le proprie strutture, i propri schemi con cui affronta queste tematiche, e anche ognuno ha i propri studi, le proprie credenze con cui affronta queste tematiche, però direi proprio di sì.
Assolutamente, quando si lavora all'interno della costellazione, la possibilità di stare fuori dal tempo lineare dell'essere umano ci permette anche di osservare il potenziale di qualcosa che non è ancora espresso, quindi che non è ancora collassato. E questo fa la differenza. Una cosa che ci tengo sempre a dire quando lavoro con le costellazioni, specialmente quando ho un pubblico di persone che non conosce il metodo, è che nel momento in cui noi mettiamo in scena e possiamo interagire con 3, 4, 5 generazioni prima, epoche diverse, tempi a noi lontanissimi, allo stesso modo si presentano e mostrano qua, nel campo di ora, così noi siamo quel campo informato che tra 3, 4 generazioni verrà messo in scena. Quindi da lì la consapevolezza e la responsabilità di quello che io muovo ora, nel mio tempo. Perché io sono il campo informato in questo momento di chi tra 3-4 generazioni il nuovo costellatore metterà in scena. Quindi è fondamentale prendere consapevolezza di questo. Così come la costellazione mi mostra oggi ciò che è già stato, io sono oggi il già stato di quando qualcun altro metterà in scena. E qui, da qui la responsabilità di ciò che è il mio pensiero, di ciò che è il mio parlare, di ciò che è il mio agire, di ciò che è il mio osservare in ordine e in prima me stesso. Non so se ho risposto alla tua domanda, perché poi, come hai detto tu, ci sarebbero mille domande e mille risposte. Grazie. Ecco di nuovo. E se uno non è campo informato di nessun altro, perché non mette a modo nessuno? Non hai ho detto, capito, siamo, la domanda, scusami. Hai detto che siamo tutti figli. Sì. Ma possiamo non essere genitori, quindi io posso non essere campo informato di nessuno. La cosa certa è che siamo tutti figli. Il resto, ognuno ha la propria storia di vita. C'è chi ha figli biologici, c'è chi ha figli dell'anima cosiddetti, c'è chi ha figli della vita. Io lavoro spesso con gli insegnanti. E l'insegnante che si trova di fronte a un bambino di 7 anni, un ragazzo di 14 o un adulto di 22, di 24, diventa fondamentale per questo bambino, per questo ragazzo. Quindi diventa l'adulto che fuori dalla famiglia diventa fondamentale per quel campo di informazione, anche se non è figlio biologico. Grazie. Ci sono ancora domande? Ho conosciuto istruttori di tennis che sono stati fondamentali nella vita di bambini, così come ho conosciuto logopedisti fondamentali nella vita di bambini e genitori stupiti che mi dicono: è incredibile, non vuole fare i compiti, non vuole stare alla DAD neanche per un paio di ore, eppure quando deve andare al logopedista corre. Com'è possibile? Per fortuna che c'è il logopedista, per fortuna che c'è l'istruttore di tennis o l'istruttore di nuoto, per fortuna che c'è l'insegnante a scuola che ti guarda, e proprio perché magari ha fatto un po' di introspezione e sa qual è il suo posto nella vita, sa che non può sostituire nessuno per te, non potrà sostituire tuo padre, non potrà sostituire tua madre, ma sa che in quel momento lì c'è e quindi ti puoi fidare. Quindi spesso le figure di riferimento, anche se non sono i nostri genitori biologici, per cui siamo i figli della vita di queste persone, ma diventano essenziali per noi e per la crescita di questi bambini e di questi ragazzi. Sto cercando di non arrotolarmi il filo ai piedi, ci provo. Eccola. Aspetta, aspetta. Prego. Aspetta. Prego. Intanto ci vedremo presto. E ti ringrazio tantissimo. Io ti ringrazio tantissimo. Aspetta che posso questo. Nonostante il periodo difficile, ecco. Colgo questa grande opportunità perché spesso vediamo durante la costellazione familiare l'abbraccio tra due persone, quindi grazie perché mi hai dato uno spunto importante. L'abbraccio che avete visto è l'abbraccio in equilibrio, non è l'abbraccio genitore-figlio.
E è fondamentale prendere consapevolezza della differenza. Perché? Posso? Grazie. Vi faccio vedere la differenza. È genitore figlio. Grazie. Questo è l'abbraccio genitore figlio. Perché? Perché il genitore contiene e il figlio si lascia contenere. Quindi prendete consapevolezza quando vi abbracciate, in che relazione siete con l'altro. Perché l'abbraccio diventa fondamentale, è uno scambio di energie infinite, anche a livello biologico. Per cui l'abbraccio diventa anche la cartina tornasole del rapporto che c'è con l'altro. Ricordo un'esperienza in cui un corsista tanti anni fa mi ha detto: io ho smesso di andare in giro con i miei amici perché tutti mi abbracciano, ma mi abbracciano, mi stringono tutti, ma io mi sento a disagio così. Dico: come ti abbracciano? Mi fa vedere e lo abbracciavano in questo modo. Quindi questo non è l'abbraccio amichevole, non è l'abbraccio in equilibrio della coppia, questo è l'abbraccio genitore-figlio. Quindi il bambino si fa contenere e il genitore contiene. Là dove c'è un rapporto di equilibrio che può essere amichevole, può essere un rapporto di coppia, l'abbraccio è incrociato, come avete visto fatto con la signora. Però ricordatevi questo, perché veramente vi dà un'informazione importante delle persone che avete accanto. Ripeto, per chi è genitore o per chi ancora ha i propri genitori, permettetevi di accoccolarvi in un abbraccio. Anche quando vi sembra di fare la cosa più assurda del mondo che non farete mai, anzi così fate quel passo nel nuovo che vi mette in moto un ingranaggio che ancora non è mai stato. Tornando agli insegnanti di prima, per l'insegnante è importantissimo questo, l'insegnante abbraccia in equilibrio il bambino perché non può sostituire né il padre né la madre. Anche se spesso i bambini, specialmente quando sono piccoli, si lanciano nelle braccia degli adulti, ma l'insegnante lo sa, che quando accoglie il bambino lo fa con distacco e lo può amare infinitamente, ma non sarà mai sostituto di padre o di madre, ma sarà quell'essere importante, fondamentale, che il bambino ricorderà sempre nella vita. Anzi, grazie alla signora che ha permesso questo. Ciao Sonia. Buonasera. Si può lavorare direttamente con i bambini da che età? Se hai, cioè, hai avuto esperienza. L'esperienza del bambino più piccolo, ovviamente accompagnato dal genitore, aveva 6 anni. Considera che ogni genitore può lavorare per il proprio figlio, per i propri figli. Quindi poi è ovvio che mi è capitato anche che mi arriva il papà o la mamma e mi dice: vorrei lavorare sul mio bimbo. Dico: ok, quanti anni ha? 35. Magari il bambino può venire anche da solo, a meno che non abbia una situazione particolare, però i genitori possono lavorare per i propri figli. Poi se il bambino, il ragazzo, quindi 17, 18, 19 anni, con ovviamente l'autorizzazione del genitore, può lavorare direttamente con me. E devo dire che ho dei ragazzi splendidi che ho incontrato in sessione individuale, con la mamma o il papà che facevano il giro qua intorno, guardavano i negozi, facevano una passeggiata. È un'esperienza bellissima. Perché intanto loro si sentono tranquilli, si sentono al sicuro, perché la prima cosa che dico è che c'ho il segreto professionale, quindi tutto quello che verrà detto rimarrà lì e loro si rilassano. E quindi da lì viene fuori un mondo bellissimo che è dentro di loro e che non sempre i genitori hanno colto. Però se sono lì vuol dire che qualcosa hanno visto e quindi complimenti a loro. Poi vabbè, c'è una frase che ogni tanto io ripeto, che sono i bambini a portare i genitori a fare le costellazioni, questo da sempre. Sì, anch'io approfitto di nuovo. Volevo chiedere se nel caso di dinamiche che si ripropongono, cioè problematiche cicliche, per esempio in relazioni, se e come una costellazione può aiutare. Allora, sicuramente ti può portare ad osservare
il ciclo che si ripete e il perché tu stai lì in questo ciclo che si ripete. Perché io dico sempre, le dinamiche siano sempre in due, quindi si ripetono i cicli, ma sono formati da persone. Cos'è che non ti permette di spostarti nel momento in cui hai consapevolezza che è una dinamica che conosci già e che si ripete? Quindi sì, la costellazione ti può portare a prendere consapevolezza di cosa non ti permette di spostarti da lì. Sì, grazie. Io Sonia porto l'ultima testimonianza. Grazie. E una delle prime volte che ti ho incontrata, eravamo a Seravezza, e ricordo, questa è una testimonianza della tua grande sensibilità, ricordo che nell'interpretare una persona anziana della mia famiglia, tu, magari non te lo ricordi perché è passato tanto tempo, tu sentivi e mi dicevi che avevi la sensazione di avere un bambino in braccio, morto, e di voler sprofondare con lui. Io dicevo, ma non, mi è chiesto, questa persona ha avuto aborti? Io ho detto no, penso di no. E tu dicevi, guarda, è talmente forte che non può, cioè la sento fortissima questa cosa. Quindi ho avuto un flash, ho detto, cavoli, questa signora aveva un bambino, il fratellino, 10 mesi prima, quindi proprio nata nel lutto ancora. Cioè, considerate cosa era successo, no? Questa donna ancora posseduta nel lutto, diciamo così. 10 mesi dopo è nata, portava lo stesso nome e lei ne parlava sempre. Cioè, come se... ne parlava con tristezza, come se portasse avanti questa vita. E tu avevi appunto detto che era questo. E mi piacque perché insistevi sulla cosa, cioè era troppo forte. E io lì per lì ho pensato all'aborto, a figli morti, invece no, era il fratellino, era un figlio di sostituzione, via. Sì, è possibile che nel caso che ci sia un fratellino prima, che se n'è andato qualunque modo, che sia un aborto spontaneo o meno, che sia un decesso in culla, come vengono chiamati quando sono così piccolini, o che ci sia altro, è possibile che il figlio che arriva dopo, e arriva anche in un tempo breve come questo, che non è detto che può arrivare anche dopo tanto tempo, ma la situazione non cambia, e rientri in un'emozione di dolore che è stata mantenuta dalla perdita di quel figlio. Quindi il bambino riempie un vuoto, come si diceva prima, e spesso questo se lo porta per tanto tempo. Io lavoro con adulti che hanno a che fare con questo, e considera che visivamente viene osservato il bambino in vita, ma nessuno sa del bambino che non c'è. Quindi è come se il campo intorno ti dà un'informazione che non è la tua, ti dà un incarico che non è il tuo, e l'incarico, l'informazione ti spostano dal tuo posto che la vita ti ha dato. Per cui è come se tu viaggiassi nella vita, intanto con gran fatica, è come se tu nel realizzarti porti avanti qualcosa, ma sempre al 50%. Sì. Perché il 100% non è dato, perché una parte di te è a servizio di quell'energia mancante. Quindi sì, sono dinamiche particolari, molto, molto profonde, di un'emozione fortissima, perché la persona che veramente prende consapevolezza di questo e si sposta, sembra proprio che si sposti da quella tomba che c'era prima. Sì. E quindi inizia a vivere pienamente la propria vita. Cambia completamente la storia lì. Sì. Grazie. Grazie a te. Allora, intanto invito a chi avesse ulteriori domande che gli nascono anche da domani in poi, o riflessioni, come dico sempre, scrivetemi. Potete scrivermi, trovate sul mio sito tutte le indicazioni, le mie mail, e quindi sarà per me un piacere rispondervi anche dopo questa serata. Detto questo, iniziano per fortuna le giornate esperienziali, quindi ci sarà una prima giornata esperienziale il 1° d'agosto a Capannori, e ci sarà quelle che io ho chiamato le costellazioni universali al 14 d'agosto. Le costellazioni universali sono aperte a chiunque. Non si trattano di dinamiche personali, ma si trattano dinamiche di base
dove l'intero gruppo lavora all'unisono sulla stessa tematica, con la possibilità, ovviamente sempre condotte da me come costellatore, di immettere nel campo infinite risposte a chi si fa la domanda su quella dinamica stessa. Sembra un gioco di parole, però mi invito a partecipare così per capire meglio di che cosa si tratta. Per tutto il resto, per le sessioni individuali, per ulteriori serate di informazioni, seminari, eccetera, mi trovate comunque il martedì qua al Mosaica, i miei riferimenti sono ovunque, quindi non ho una vita privata nascosta da qualche parte, per cui sono visibilissima. Sarei felice di vedervi comunque alle mie giornate, così per sentire se sono l'operatore giusto per voi, così per sentire anche la mia modalità di mettere in scena, specialmente per chi ha già lavorato anche con altri costellatori o lo farà ancora, così da sentire la differenza. Quindi, che dire, chiudiamo questa serata, sì, Simona. Bellissima, bellissima. Se mi passi un librino, dedicherei un pensiero. Questo? Sì. Grazie. Questo è uno dei due libri della collana Un'emozione dopo l'altra, una raccolta di pensieri emersi dal lavoro con le costellazioni familiari sistemiche e spirituali condotte da me. È l'insieme di 100 pensieri, quindi di 100 vissuti emozionali che sono poi collassati in una scrittura che ha cercato nel miglior modo le parole che identificassero quell'emozione. Di solito funziona così, si apre a caso. La mente, pensiero numero 73. Quando la mente prende il sopravvento, tutto il resto si ferma e ogni cosa intorno smette di fluire. Si ferma il vento che scorre piano tra i rami, si ferma l'acqua del fiume nel suo incessante turbinio verso il mare, si fermano immobili le nubi nel cielo, si ferma l'erba nel suo continuo crescere e per un attimo, che può sembrare infinito, si ferma il cuore. Come in un sussulto, un momento prima di un'emozione, poi torni qui, ora. E ti fidi del profumo che ancora senti intorno e lo riconosci. Non c'è essenza più gradevole. Stare lì e inebriarsi di quell'attimo permette di dare a tutto il resto un senso. Bello, bellissimo. Grazie. Grazie Sonia, bellissima serata, grazie veramente. Grazie Simona, grazie, grazie a voi. Queste serate fantastiche, grazie a tutti voi. Sì, noi ci buon proseguimento, lascio a Simona gli appuntamenti che... Sì, no, ci tenevo a dire che abbiamo aggiunto qualità a questo festival, noi ci teniamo sempre a mettere qualità nelle nostre serate. Grazie veramente Sonia. Grazie, buona serata.